Match casalingo impegnativo per la passa l'acqua spedizione di Ragusa, che per la penultima giornata di andata del campionato di Serie A2 femminile di basket, domani pomeriggio al Palla Minardi, affronterà la Solar Energy Battipaglia dell'ex biancoverde Granieri Zerelle e di Battista. Una gara da prendere con le dovute precauzioni per il quintetto di coach Marco Savini, che fa bene a non fidarsi della formazione campana, che ad inizio stagione era stata indicata fra le probabili pretendenti al salto di serie. Ma l'inizio del campionato non è stato dei migliori per le vesuviane, anche se ora, dopo il cambio tecnico, la situazione è migliorata e le campane, con una serie di successi, hanno iniziato la scalata alla classifica e puntano a un posto nella griglia dei playoff. La squadra ragusana sta bene e lo ha dimostrato anche a Viterbo, dove, pur giocando solo a sprazzi, ha vinto con relativa facilità, nonostante l'assenza forzata di Valeria Carnemolla, lasciata in banca per tutto il match e sostituita degnamente da Linda Manzini, che non ha fatto assolutamente rimpiangere la sua compagna di squadra. Carnemolla ha recuperato dall'acciacco fisico che non le ha permesso di scendere in campo in terra laziale, anche se non avrà sulle gambe l'intero match. Tuttavia Savino è fiducioso perché ha a disposizione un roster di primo ordine e chiunque sarà chiamato in causa si farà trovare pronta per la causa ragusana. Massima attenzione dunque, perché Battipaglia non arriverà a Ragusa per fare da vittima sacrificale, anzi farà di tutto per rendere la vita dura a Buzzanca e compagne, che puntano a chiudere il 2011 in solitario in vetta alla classifica.